Ciao a tutti da Trattoria Sportiva e sono qua per commentare l'ennesima sconfitta, gli ennesimi punti buttati, non per demerito della squadra, perché fino all'80esimo il Genoa ha giocato bene in una partita giocata da entrambe le squadre, non si è visto un gran calcio da entrambe le formazioni. Se si pensa che la prima vera occasione di tutta la partita l'ha avuta il Genoa al 65esimo minuto, cos'era, con Retegui che da sottoporta si è divorato un gol clamoroso. Metti anche che il tiro di Messias era molto forte, palla che rimbalzava, è vero che era praticamente, non dico dentro la porta, ma quasi, bastava probabilmente solamente toccarla per spedirla in porta. C'è arrivato, però dopo quell'errore lì, era, a parte quell'errore lì, a parte quel tiro lì, una partita brutta, una partita che sarebbe finita 0-0 con tranquillità, se non che qualcheduno dalla panchina ha deciso che doveva stravolgere la partita. Adesso ci vuole un tutor. Cioè, a Gilardino serve un tutor che gli insegni a fare le sostituzioni, a lui e al suo staff, perché vabbè, Messias ha avuto i crampi, ok? I crampi, il problema polpaccio, quello che sarà, vedremo. E quindi doveva uscire per forza. Il problema è che poco prima dell'infortunio di Messias, comunque, il cambio che stava per fare Gilardino era Fini Apps. Cioè, allora, adesso. E poi il cambio che è stato fatto Fini Apps FT Messias, con uno stravolgimento della formazione che io penso che neanche i giocatori in campo abbiano capito come si era schierato il Genoa in quel momento lì. Perché in quel momento lì il Genoa praticamente aveva a destra Sabelli ed Efti, a sinistra Vasquez e Fini. Cioè, adesso io vorrei capire la sostituzione di Apps. Perché se Apps aveva dei problemi fisici, posso capirla, ma non capisco l'entrata di Fini al suo posto. Cioè, al posto di Apps io vado a mettere piuttosto Martin. È vero, non è sto fenomeno, è vero, tutto quello che volete, ma non vado di certo a mettere Fini sulla fascia di Vasquez, che era già ammonita, che quindi non è che potesse fare chissà che interventi. Metto un ragazzo della primavera che l'abbiamo visto 4 volte in campo e 4 volte ha fatto 4 ruoli diversi, perché con la Lazio era esterno destro, qua esterno alto a destra, l'abbiamo visto a fare la punta a fianco a Retegui, a fianco a Busco, e come chi cavolo era quella volta, stavolta a fare l'esterno a sinistra, ma il ruolo che faceva Apps, cioè un ruolo di, sì, di proporsi in avanti, ma soprattutto anche di difendere. E sto ragazzino qua, non, probabilmente non ha neanche nelle sue corde questo tipo di ruolo. E infatti il gol l'abbiamo preso così. L'abbiamo preso perché, a parte la pazzia di prendere un gol in contropiede fuori casa all'83esimo, è già tutta una pazzia strana. Però tu prendi gol perché sulla sinistra, sulla tua sinistra, Fini era a fare la punta. Vasquez da solo si ritrova un Colpani e un Pedro Pereira davanti. Cosa può fare con una munizione addosso? Cioè, l'errore sta tutto lì. La sostituzione, l'errore sta nel mettere Fini sulla sinistra davanti a Vasquez. Ma puttana Eva, ma c'hai Martin? Ma che sarà Grammo, sarà quello che volete, ma almeno è il suo ruolo e lo metti lì, lo tieni fermo lì. Ormai questa era una partita da 0-0, portarsi a casa un punto che da Monza comunque non era neanche malvagio. Hai avuto la tua occasione per portarla a casa con Retegui che se l'è divorata, e tu cosa fai? Metti Fini.
No, vabbè, ma allora sei masochista. Cioè, questa è l'ennesima partita buttata con le sostituzioni. E che non mi si venga a dire, ma quelli ha. Sì, quelli ha, ma se non li mette in campo sbaglia le sostituzioni. Porca... Cioè, gli serve un tutor. Cioè, ma quando ho sentito... Io ero in macchina, stavo guardando la partita. Quando ho sentito la sostituzione, si sta per... che Gilardino stava preparando la sostituzione, fini apps, ho detto, ma cos'è, impazzito? Ma è... cioè, è fuori da ogni logica. Fuori da ogni logica calcistica quella sostituzione lì. E di fatto andiamo a prendere gol per questa cavolo di sostituzione. Cioè, ma mettetegli un tutor a Gilardino, oppure fategli fare il primo tempo quando non deve cambiare fino al 60esimo, no? Poi quando c'è da fare i cambi, lui si siede in panchina, il suo vice si siede in panchina e fate apparire un nuovo allenatore che faccia le sostituzioni. Ma semplici, eh! Sostituzioni semplici, ruolo per ruolo, almeno non ci sbagliamo. Perché cavolo, oggi ci è voluta, cioè oggi è perdere così è farlo apposta, eh. Cioè è farlo apposta, eh. Cioè sbagliare questa, cioè inventarsi questa sostituzione è da folli, ma da folli, ma follia pura. Ma follia pura. Ma la stessa entrata di Hefti al posto di Messias o di Abs, mettetela un po' come volete, tanto sono entrati quei due lì. Ma non aveva senso. Tu perdi Messias in quel momento lì, dove la partita ormai è stagnante sullo 0-0. Ma non vado a inventarmi un Hefti o un Fini, mettete chi cavolo ha sostituito. Togli Messias, metti Torsby, ti fermi lì a centrocampo, ti porti a casa al tuo 0-0, punto e basta. Devi togliere Abs, che magari era stanco, aveva problemi fisici, non mi sembrava, ma vabbè, mettiamo caso che avesse avuto problemi fisici e non si è visto dal campo, ok, ma metto Martin, mi cambio ruolo su ruolo. Non vado a inventarmi cose folli in Serie A. Posso farlo in Serie B, quando avevo la squadra più forte di tutti e chi mettevo era uguale, tanto era superiore agli avversari. Ma non lo faccio in Serie A. Ma questo è l'ennesimo discorso fatto settimana scorsa, fatto con la Lazio, fatto con tutte le partite. L'ennesimo errore sui cambi. È arrivato al 75esimo prima di fare il cambio. Non, ho detto, non ne fa cambi, ha paura di cambiare. Quando è arrivato a fare il cambio, perché, cioè, si era capito che lui cambi non avrebbe fatti probabilmente oggi. Cioè, c'ha paura di cambiare adesso. Ma puttana, ma con tutti gli uomini che c'ha in panchina. Ma proprio Fini al posto di Abs. E poi lo metti su quella fascia lì, su quella fascia dove c'era Colpani e Pedro Pereira. Ma tu sei un folle. Ma tu vuoi buttare le partite nel cesso. Cioè, sono tutti punti persi di nuovo per colpa sua stavolta. Ma anche la scorsa partita in campionato, con quelle sostituzioni cervellotiche di mettere Galdames, di mettere di qua, e poi si è andata a perderla. Ma è possibile che finché non facciamo sostituzioni, cioè a fine del primo tempo, se si fa, guarda la classifica del Genoa, a fine primo tempo il Genoa sarebbe terzo in classifica con 27 punti. Dopo il secondo tempo ne facciamo 15, cioè abbiamo perso 12 punti nei secondi tempi. Cioè, ma è follia per una squadra che deve lottare per salvarsi. È follia, ma follia pura. Ma il problema è che non l'hai persa perché gli altri erano superiori. L'hai persa per, di nuovo, per un tuo errore. Come con l'Empoli, l'hai pareggiata per tuoi errori. Cioè, io non lo capisco. Non, per carità, non si chiede l'esonero di Gilardino, perché adesso non arriviamo a arrivare a queste decisioni folli. Però gli si chiede un po' più di concretezza, un po' più di capacità nel leggere le partite.
Cioè, è possibile che non riesci a leggere la partita? È possibile che non riesci a capire che non puoi togliere Apps e mettere Fini? Che penso che qualsiasi persona lo capiva che non dovevi fare quel cambio lì. Io, boh, io non lo riesco a concepire quando fa questi errori qua. Sembra quasi voluti. Come dire, società, avete visto chi mi avete messo in campo? Chi ho in panchina? Cioè, io ho questi in panchina, perdo le partite per colpa. Cioè, io mi ricordo quando succedeva con Preziosi sta cosa, che gli allenatori facevano dire a Preziosi che la squadra non era adatta e allora facevano delle sostituzioni cervellotiche per far capire io ho questi, devo mettere questi. Ma qui proprio l'hai sbagliato. Cioè, fossimo ai tempi di Preziosi, per fortuna non lo siamo, però Preziosi sarebbe sceso negli spogliatoi, avrebbe preso Gilardino per l'orecchio e gli avrebbe detto: caro Gila, ma che cazzo valo di sostituzione hai fatto? Ma era tanto semplice: esce Abs, entra Marti, esce Messias, esce entra Torfi. Ma per quale assurdo motivo? Cioè, qualcuno deve evidenziarglieli questi errori, perché sono errori grossolani che alla fine peseranno tantissimo. Speriamo di no, ma peseranno tantissimo. Vabbè. Niente, dopo questo piccolo sfogo, vi lascio ai vostri commenti, ai vostri pareri, anche voi su questa ennesima figura, ennesima sconfitta, e vi chiediamo di iscrivervi al canale per arrivare a questi fantomatici 1000 iscritti, e niente, tanto l'iscrizione è gratuita, tra l'altro, quindi potete iscrivervi gratuitamente, non pagate niente e vedete i nostri sfoghi, perché ormai è da più di parecchio tempo che tra me e Mario sono solo sfoghi e niente soddisfazioni. Beh, comunque, da Trattoria Sportiva è tutto, ci vediamo alla prossima. Genoa Juve mi scappa già da ridere. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale e commentate. Ciao da Trattoria Sportiva.